Io faccio un lavoro che è dannoso e ricevo uno stipendio da persone che imbroglio. Sono un disonesto. Ma io sono un minuscolo ingranaggio di un enorme meccanismo sociale deteriorato. Anche uomini politici, funzionari pubblici, fanno un lavoro che è dannoso e ricevono uno stipendio da persone che imbrogliano. Dunque, della mia disonestà non sono io il colpevole, è l'epoca in cui vivo. Curare 40 persone dalla mattina fino alla sera è fisicamente impossibile. Quindi è un involontario ma colossale inganno. Se in un anno si arrivano a curare 12.000 persone, significa che in un anno 12.000 persone vengono truffate. Signori, rallegramenti! Il dottore ci degna di una visita. Io so soltanto che Dio mi ha dato un sistema nervoso. L'organismo umano, se è sano, reagisce a ogni stimolo. E io reagisco al dolore, reagisco con urla e lacrime, alla bassezza con il disgusto. Lei è dottore, non lo sa? Una sigaretta, una sigarettina, una sigaretta. Scusi, ce l'ha una sigaretta? Una sigarettina, una sigaretta. Scusi, una sigaretta, una sigarettina. Ce l'ha una sigaretta, una sigarettina. Ve ne supplico di tutto cuore, entrate all'ospedale, lavete cibo sano, cuve e medicamenti. E Epimavio mi ha dato la sua parola che si occuperà di voi. Io me ne andrò di qua. Esco solo per un attimo, vado a fare due passi in cortile. Non si può. Non si può, è proibito. Ma se io esco di qua, che male ne vede? Non capisco. Io devo uscire, ne ho bisogno.